Buonasera, si è appena concluso l'incontro Cultura in Piazza con Dufuri, dove si è assistito alla presentazione del libro di Terry Romeo, raccolta di Ritratto di me, che è una raccolta di poesie molto bella, un libro fantasioso, sognante, come l'ha definito lei. Accanto a me, lo psicologo Sandro Telitano. Buonasera. Sì, ci tengo anche a dire appassionato di poesia, non, di, come dire, di un fruitore di poesia. No, il libro veramente, sì, è un po' un libro sognante, ma come dicevo nel mio intervento, ci sono dei graffi, che sono molto, molto forti. Dentro questa visione così estetica, sognante, c'erano quelle frasi molto forti come la follia nella serietà o quella di Kabir. Una poesia dove il bambino non può lasciare le impronte nella spiaggia della sua terra, perché è fuori dalla sua terra. E quindi è un libro che diventa anche per certi versi catartico, terapeutico, perché la poesia è terapeutica. Tutti scrivono poesie e non è un caso, non è un caso perché questo è un bisogno del genere umano, quello di scrivere poesie. E qui Teresa veramente fa un'operazione anche abbastanza difficile, di questo non l'ho sottolineato nel mio intervento, ma lei ha avuto l'ardire così di mettersi a nudo in pubblico, perché quando noi mettiamo a nudo, quando scriviamo poesie, mettiamo a nudo la nostra anima. E quindi, come dire, presentarla a un pubblico vuol dire, insomma, vuol dire denudarsi, denudare la propria anima. E questo è un atto di coraggio, un atto molto, molto bello. Nelle pagine del libro c'è molta sensibilità. Secondo lei la poesia può essere un'arte che può in qualche modo dare stimolo alla cultura dell'area grecanica? Assolutamente, ma la poesia può dare stimolo alla cultura in senso generale, cioè il fatto di migliorare la dimensione estetica delle persone vuol dire riconoscere il bello. E come si diceva in un intervento famoso, cioè, la poesia e la cultura è anche economia, non è vero che è inutile? Cioè, quindi il fatto che la poesia nell'area grecanica non può far altro che aumentare, dicevo, la dimensione, il senso estetico delle persone, il riconoscimento del bello. E quindi riuscire a cogliere di questa terra quello che c'è veramente di bello, quello che Teresa guarda attorno, no? Quello che vede, che sono le cose veramente straordinarie, straordinariamente poetiche. Questa è una terra poetica, no, non lo dico io, l'hanno detto anche millenni fa, è una terra estremamente poetica. Quindi penso che sia un elemento importante che tutte le amministrazioni comunali, ad esempio, dovrebbero favorire in maniera. E qui devo dire che il sindaco di Condofure è una persona straordinaria da questo punto di vista. Sicuramente il luogo in cui noi ci troviamo questa sera è comunità, cioè siamo uniti, coesi, in un unico obiettivo, quello di far vincere la cultura. E si è parlato anche di cultura insieme all'emozione, e l'emozione, come lei poi ha detto, è concreta, non è spirituale No, soltanto. assolutamente concreta. Il fatto che stasera in questa piazzetta, che poi tra l'altro ha anche un valore simbolico, insomma, abbastanza importante questa piazzetta, perché è dedicata alla legalità, a quello che forse insieme alla poesia sarebbe un binomio bellissimo per questa terra. Poesia e legalità non sarebbe male. Ma dà il senso veramente. Oltretutto noto una cosa particolare, no? Si pensa sempre che quando si fa poesia ci sono pochissime persone, invece la verità è che poi c'era un numero importante di persone. Vuol dire che c'è anche questa sensibilità diffusa. Occorre trovare luoghi, spazi, momenti per riunire insieme queste persone, perché le comunità si fondano anche su questo. E non dimentichiamo come dire, la nostra anche provenienza greca. I greci nell'agorà si incontravano e lì creavano cultura e sensibilità. Quindi noi dobbiamo riprendere questa, come dire, quest'anima greca che abbiamo. Dobbiamo farla rivivere, quest'anima greca. Sì, sicuramente sì, soprattutto poi in una società che corre sempre, che è frenetica, non si ha neanche il tempo di guardarsi più negli occhi. La poesia può essere un modo questo per far rivivere nuovamente la voglia di tenersi per mano. Assolutamente, è un elemento importante nelle relazioni umane in generale, poi in questo caso ancora di più. Veramente può essere un modo per stare insieme e per costruire relazioni sane.
relazioni sane sono, per essere estremamente chiare, basate sul rispetto assoluto della persona, e questo nasce, la poesia può essere uno strumento importante in questo senso. Creare comunità vuol dire questo, creare relazioni di solidarietà, relazioni di stare anche gioiosamente insieme. E aggiungo un'altra cosa, è anche andare oltre quelle cose solite che ci sono, che sono bellissime, per carità, le nostre manifestazioni folcloristiche, musicali, eccetera, benissimo, però credo che queste manifestazioni servono, come dire, a fare crescere la nostra gente, cioè non dobbiamo essere fermi a quello che è bello, ma credo che sia necessario, o come diceva, c'era un mio amico che diceva che come si dice, il brutto è retroattivo, cioè nel senso che non avendo cultura estetica non riusciamo a riconoscere il bello che c'era in questa terra. Prima parlava anche di utilità e inutilità, perché? Sì, questa è la polemica del fatto che la poesia normalmente viene considerata una cosa inutile, tant'è vero che c'è una frase comune che dicevo prima, non fare poesia, no? Come dire, stai facendo una cosa inutile, no? E invece la dimostrazione di questa serata, ma la dimostrazione di quello che volevo dire un po', è il fatto che invece la poesia è estremamente utile. Allora, se la poesia è inutile, noi diciamo che c'è l'utilità dell'inutile. Quindi, allora, per quello che abbiamo detto fino adesso, la poesia non è una cosa banale, non è una cosa. Poi io nel mio lavoro lo utilizzo anche come strumento terapeutico, perché scrivere è estremamente catartico. Molti pazienti, non a tutti, ma comunque a chi penso possa farlo, come dire, prescrivo, tra virgolette, di scrivere poesie, cose del genere. Quindi la scrittura e mettere su carta le proprie emozioni è anche terapeutico. Questo è il motivo per cui quasi la maggior parte delle persone scrivono poesie. E sicuramente questa sera è stata terapeutica. Assolutamente sì. Quindi no, volevo anche concludere dicendo, tutti possiamo scrivere poesie, non tutti possiamo essere poeti, questo è vero, però tutti possiamo scrivere poesie, perché sono una cosa importante.